Il miracolo dell'Unione Europea e l'invito a non disperderne i valori fondativi. A 74 anni dall'eccidio di Marzabotto, la piazza del paese diventa luogo simbolo in cui ribadire l'amicizia tra Italia e Germania e il luogo in cui per la prima volta i ministri degli esteri dei due paesi hanno ricordato le quasi 800 vittime cadute sotto i colpi delle soldatesche naziste tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. La giornata del ricordo è iniziata con una solenne messa officiata dall'arcivescovo della diocesi di Bologna, Monsignor Matteo Maria Zuppi, poi la visita al Sacrario, ricordo delle vittime e i discorsi ufficiali in piazza. Accanto ai due ministri, Enzo Moavero Milanesi e Heiko Maas, c'erano anche il presidente della regione Stefano Bonaccini, il prefetto Patrizia Impresa, l'Ampi Nazionale e il sindaco di Marzabotto, Romano Franchi. Riconciliazione, amicizia e lotta al populismo hanno fatto da filo conduttore al messaggio che i due ministri hanno ribadito all'unisono. L'eccidio di Marzabotto ha mostrato dove può condurre il nazionalismo più estremo. Non è un fatto scontato che io possa essere qui come rappresentante della Germania, e questo neanche oggi, non in questo luogo in cui i miei connazionali portarono tanta sofferenza alla gente. 770 persone vennero uccise nell'arco di pochi giorni qui nella zona di Montesole Marzabotto. Si tratta di crimini commessi da tedeschi che ancora oggi ci lasciano senza fiato per la loro efferatezza e la loro incredibile crudeltà. Ovunque nel mondo ormai i populisti predicano il nazionalismo e l'isolamento e la chiusura, allora noi invece vogliamo insieme adoperarci per una maggiore cooperazione internazionale, per una maggiore libertà e un maggiore rispetto e per una forte amicizia italo-tedesca. Il segnale della grande soddisfazione di aver costruito in Europa la pace, che è esattamente la situazione antitetica alle atrocità che si erano compiute qui a Marzabotto nel 1944. Quindi l'Europa come l'Unione Europea, come elemento di coesione fra paesi che prima invece si facevano la guerra, e la guerra degenerava anche in orrori come quello che si è consumato su queste terre. Al termine della cerimonia ufficiale in piazza, i due ministri hanno incontrato l'Associazione Familiari delle Vittime dell'Eccidio e hanno risposto alle domande dei piccoli partecipanti alla staffetta della pace, un modo simbolico per aprire un canale di comunicazione privilegiato con le giovani generazioni di europei. Grazie.